Sono Giorgia Andreozzi, gastronoma. Sono Erika Marinello, giornalista di viaggi. Erika, ti porto a Cagli, un comune della provincia di Pesaro, vicino a Qualagna, a conoscere degli uomini straordinari. Prima di tutto faremo una breve ricerca del tartufo e poi vedrai. Erika, eccoci qua, finalmente siamo arrivati nel comune di Cagli, nella località Le Vigne, siamo alle pendici del Monte Nerone e qui con noi c'è Alessandro Benvenuti dell'azienda La Cerca. Lui è un coltivatore, si può dire, di tartufi e decisamente cercatore di tartufi, ma insomma raccontaci un po' di più. Innanzitutto è curioso il tuo tartufo biologico, qui parliamo di un'azienda che produce tartufi biologici e quindi dicevo interessante capire il tartufo biologico, cos'è, perché si differenzia dagli altri, insomma raccontaci di questa tua esperienza. Il tartufo biologico è un tartufo che nasce in un terreno circoscritto, a sua volta certificato biologico, che non viene trattato chimicamente e quant'altro. Ma il discorso del biologico sulla cerca ha un inizio primario. L'azienda ha proprio come sua filosofia quello di avere un rispetto, una protezione, una salvaguardia, una valorizzazione del territorio a 360 gradi che si poteva riconoscere solo con una certificazione biologica. Noi attualmente abbiamo quasi 34 ettari di terreno di proprietà. Fondamentale per noi è quello di mantenere, preservare e migliorare quello che era un territorio culturalmente, storicamente elitario per la produzione del tartufo, per la produzione di un tartufo spontaneo e locale. Ormai la globalizzazione ha fatto sì che il tartufo venga trovato in tante parti del mondo. In più i tartufi, se così possiamo dire, minori, che sono i tartufi neri, possono essere coltivati. E anche qui molto spesso capita che alcune coltivazioni di tartufo nero possono essere aiutate con pratiche che utilizzano uso di diserbanti, così che non si taglia l'erba, ormoni, concimi per far sì che la pianta sviluppi più in maniera rigogliosa e anche il tartufo possa a quel punto avere dimensioni più ragguardevoli, a discapito di gusto e di salubrità di un alimento. Noi abbiamo fatto questa scelta di essere certificati bio perché il biologico garantisce una tracciabilità sul prodotto che è fondamentale dal nostro punto di vista per avere una corretta tutela rispetto di una filiera che deve essere il più corta possibile. In più noi poi facciamo questa linea di prodotti che sono completamente naturali, senza l'utilizzo di aromi chimici, non ne facciamo tanti perché la nostra è una produzione limitata, legata al tempo e alla natura. Tutto questo nasce da una passione prima che, diciamo, da un lavoro vero e proprio, perché nasce da una passione. Sì, io fino al 2011 lavoravo in banca, mi sono licenziato per andare a fare questo, ero stanco di sentire sempre da tutti dire il tartufo 20 anni fa se ne produceva tanto, ne trovavo un tanto, adesso non nasce più. Uno dei motivi principali per cui non nasce più è comunque il cambiamento climatico, ma un altro motivo per cui il tartufo nasce di meno, nasce in maniera quantità minore, pezzatura minore, perché le campagne 40 anni fa sono state abbandonate, questo abbandono della campagna, questo sfruttamento indiscriminato e in malo modo ha fatto sì che invece di arricchire il terreno l'ha fatto impoverire. Stiamo incrementando la produzione per mantenere la tradizione, perché in un luogo come questo, in tutto l'Appennino, come era anche in Piemonte, il tartufaio era tra le persone più povere che c'era.
il frutto della terra viene mangiato dalle persone più ricche, ma chi lo andava a rinvenire, a ricercare, era il più umile dei lavoratori della terra. In Piemonte addirittura ci andava di notte perché poi lo doveva vendere al proprietario del terreno, che era lo stesso dove lavorava, e quindi se ci fosse andato di giorno e lo avesse visto, non gliel'avrebbe comprato, perché dice: come, mi vendi una cosa che è mia? E quindi loro ancora adesso vanno di notte perché hanno questa tradizione che è storica, culturale. La cerca, il nome è proprio questo, cercare di preservare il territorio, cercare di migliorare il territorio, cercare di istruire il consumatore, che deve essere un consumatore attento, deve essere un attore, non solo un fruitore, cercare tante cose, cercare di riuscire a realizzare un sogno che ho da quando ho 10 anni, cercare di migliorare l'economia di questo territorio. Come hai detto tu, noi abbiamo realizzato questa struttura in una frazione di una frazione di una frazione, dove esistono 3 case, dove vivono 2 persone, una ha 87 anni, una ne ha 88. E poi tutto l'anno non vive nessuno. È faticoso, è impegnativo, non è remunerativo ancora, spero che lo possa diventare un pochettino di più, ma è tanto tanto pagante. La cerca però è anche ricerca del tartufo. La cerca, il nome è un nome evocativo che voleva giocare sul fatto che il tartufo si cerca. Noi tutte le mattine andiamo a cercare i tartufi sui nostri terreni, lo vendiamo fresco a consumatori che possono essere ristoranti piuttosto che privati, lo trasformiamo adesso per gli ospiti dell'agriturismo e lo lavoriamo per fare i nostri prodotti. A proposito di ricerca, noi adesso abbiamo una persona da conoscere, da visitare, perché mi hanno parlato di un sellaio che fa cose incredibili. Di Maurizio, non è un sellaio comune. E adesso lo conosceremo e poi diventerà anche per noi Maurizio, perché per voi è di casa. E poi, se possiamo tornare, se ci aspetta, andiamo a fare un giretto, va bene. Mio padre ha fatto sempre il calzolaio, ha lavorato sempre il calzolaio, faceva le scarpe e ha lavorato sempre per i mulattieri. Quindi la zona, siccome la zona qui è tutti mulattieri, carbonai, la zona è questa. E poi dopo, come succede sempre, sai, uno non vuol fare il mestiere del padre, però poi ti ci tengono per forza, perché all'inizio ti ci tenevano per non lasciarti all'abbandono completo, perché noi eravamo un pochino, capito, un po' fuori di capoccia. Da lì loro volevano che studiavi, perché era l'epoca che magari loro hanno sempre lavorato, mai visto il mare, mai visto ferie, mai visto niente. Però sai, loro pensavano, dice Mario, questo domani va impiegato, che forse sarebbe stato meglio, ma io, siccome non volevo, 2 anni di scuola, ho fatto un anno di geometra e 2 anni di ragioneria. Poi dopo, ogni volta che mi bocciavano, naturalmente, perché non ci volevo, a scuola non ci andavo, e stagione al mare, e poi dopo da lì ho incominciato, per scherzo, che lui non voleva, ho dovuto faticare per non so per che motivo. Queste sono quelle classiche disgrazie che uno non lo sa, perché lui dice: questo adesso sto matto, non lo so cosa combina, capito? Nonostante cucivo, facevo queste cose così. Da lì, lui insomma, lì per lì un po' mi ha assecondato. Io ho lavorato insieme con lui, mia madre ci aveva il negozio di merceria, io sono stato sempre iscritto come prima come commerciante e coadiuvante nell'impresa familiare, poi dopo, quando mio padre insomma è diventato grande, io comunque mi sono segnato come artigiano, come sellaio, e ho incominciato a fare questa storia. Prima per scherzo, noi andavamo sempre in Maremma con la passione dei cavalli, conoscevo tante realtà, persone anziane, io ci andavo giù spesso, le zone di Viterbo, Tarquinia, mia zia sta a Civitavecchia, naturalmente i sellai che ci sono ancora a Tolfa, adesso è rimasto uno, una volta c'era, diciamo, Cernivecchi, però il mestiere non te lo insegnavano, no? Perché dice: io ho già mio figlio, ho già mio nipote, non volevano, c'era, diciamo, un discorso che era anche naturale, insomma, no? Mio padre non è che poteva insegnare più di tanto, sì, a cucire, a fare, però, e io avevo la passione di queste selle così, di questi cavalli maremmani. Il cavallo non me lo comprava perché non usava, diciamo, andava avanti con le pazzie, il motorino, se vuoi vai a lavorare lo compri, è tutta una storia così, per lo scherzo. E si va avanti, cominci seriamente, conosci le persone, uno ti fa conoscere un altro, adesso siamo arrivati in Germania, mandati in Israele, dopo lì diventa un po' un discorso che dopo ci credi e continui a farlo.
frazione del comune di Cagli. L'ho già detto con Alessandro Benvenuti, sì. Quindi ricomincio da capo. Ok, 3, 2, 1. Anzi, commercializza prodotti. Sto sbagliando? Hai detto bene, produce. Produce. Va bene. Allora, va arrivato, eh?